Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi niente domande stordite, ma saranno domande alienate. Perché alienate? Ce le ho qua. Sono domande stile iene che io farò a sed sorelle, alla sedina e lei le farà a me. Quindi è un video collaborazione con lei. Lascio il link qua sotto del suo canale. Mi raccomando, iscrivetevi nel mio canale se non siete ancora iscritti, ma anche nel suo. Guardate e sentite le mie risposte, guardate e sentite le sue. Ma ora sigla e vai con il video. Ciao! Nome. Laura. Soprannome. Lauretta. Non Quanti anni hai? te lo dico. Professione. Sono designer orafa, però adesso lavoro in una palestra. Buona. Tre aggettivi per definirti. Cogliona, perché sono troppo buona e credo simpatica. Il tuo punto debole. La bontà. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti? Per prima cosa fare un viaggio. Seconda cosa, che sarebbe anche la prima, è una cosa scontata, darei una mano a chi ne ha bisogno. Come ti vesti di solito? Sportivo sexy, tipo ora. Cosa ti dicono più spesso? Abbona. La parolaccia che dici più spesso. Cazzo. Il giorno più bello della tua vita? Quello Quando è nato il mio primo figlio? più brutto della tua vita? 1º giugno 2007. Mi ha cambiato la vita. Quello è stato il giorno più brutto. La mia vita da così a così, dalle stelle alle stalle. Ti hanno mai picchiato? Hai voglia? Una cosa che ti rende felice? Un viaggio. Quando parto mi rende felice. La prima cosa che fai al mattino? La pipì. L'ultima cosa che fai alla sera? Cosa La pipì. cambieresti del tuo corpo? Niente. No, io mi piaccio così. No, niente. Una persona che stimi. Una persona che stimo. Federica Faccaro, la mia amica. Quella delle interviste strane della contessa. Lei è una persona che stimo molto. Un coglione? Un coglione è una persona che ho conosciuto, un ragazzo che ho conosciuto anni e anni fa, e io coglioni così nella mia vita non ne avevo mai conosciuti. Le tre cose che guardi in un uomo. Viso, culo e testa. Una persona che ti attira fisicamente? Una persona che mi attrae. Non ce n'è. Oddio, magari qualcuno, ma no, non ce Cosa ti fa innamorare di una persona? n'è. La testa, sempre quella. No, Se lui ti tradisce, perdoni? Una figura di merda che hai fatto? quando ho scambiato il marito di una signora per suo padre, anzi no, ho detto nonno, neanche padre, era il marito. Hai piercing? No? Hai tatuaggi? Perché Sì, uno, qui. Ne voglio fare un altro sui piedi. hai mai rubato? Sì. Sei religiosa? Quanto basta? Hai mai fatto una cannetta? No, non l'ho mai fatta. Volevo provare, però a far che. No, no, mai fatta, mai, mai, mai. Mai ubriacata? Sì, ubriacata sì, una volta. Due. Bestemmi? Qualche volta quando sono tanto tanto incazzata, a volte mi scappa. Cosa fai se attraversa per strada un gatto nero? Niente, amo i gatti neri. La legge è uguale per tutti? No, non è uguale per tutti.
animale vorresti essere? Una tigre. Di cosa hai paura? Del buio, dell'ignoto. Dove vorresti vivere? Al mare. Drink preferito? Spritz. Piatto preferito? Gnocchi. Di solito le compri le cianfrusaglie dai marocchini? No, 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 no. Per cosa ti batteresti al rischio della tua vita? Per i miei figli. La violenza serve a risolvere i problemi? No, non serve. Meglio grassi o magri? Qua non ho pregiudizi. Per me, per la mia persona, meglio magra. Infatti sono a dieta. Sì, per me meglio magri, però uno quando sta bene col proprio corpo. Hai mai fatto a botte? Hai voglia. Me le sono prese, ma le ho anche date. Poseresti mai nuda per una rivista? Sì, e chi te lo dice che non l'ho mai fatto? Gli uomini e le donne, quanto sono diversi? Tanto. Quando noi donne siamo sulla luna, c'è l'uomo che è ancora lì che sta pensando, mo come ci arrivo lì sopra? Credi alla magia o al paranormale? Sì, ci credo. Seth, salutami. Grande Laura, ciao, alla prossima! Mua! Ciao Sed!